Signori, benvenuti in una nuova puntata della Mystical Block. Raga, nella scorsa puntata abbiamo sbloccato il ferro. Abbiamo visto quanto ferro ovviamente otteniamo dalle essenze. Non ne otteniamo, diciamo, lo stesso tanto che otteniamo con Inferium. Però, raga, cioè, con una, diciamo, con un round facendo così, tipo, rimanendo un po' così, tipo facendo così, no? Cosa del genere. Girando a cazzo di così, cioè tipo bam 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 bam, tipo per un minuto, anche se in realtà magari lo facciamo per meno, tipo per mezzo minuto, ecco, adesso ci possiamo anche fermare. Otteniamo un bel po' di essenza. Vedete quanta essenza abbiamo ottenuto? Tanto lasciamo perdere che l'Infedium dovrebbe dare meno semi e ne ho ottenuto uno stack e mezzo praticamente. Quindi andiamo a vedere quanto ferro abbiamo ottenuto con questo processo qui. Mim, abbiamo ottenuto la bellezza di 9 stack 48 di ferro. Così li mettiamo qua, così giusto perché ce li abbiamo. Ragazzi, è una cosa assurda. Cioè, adesso non abbiamo più problemi di nessun genere per quanto riguarda il ferro. Ovviamente il modpack non è finito qua, ragazzotti. Però c'è da dire una cosa, che effettivamente mi sto divertendo un sacco. Mi sto rilassando, ragazzi. Ho bisogno di rilassarmi prima di tutto facendo questi modpack. Seconda cosa, mi sto divertendo ed è molto 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 bella questa cosa. Allora, raga, andiamo a controllare un attimo le quest. Ovviamente lui ci dice: guarda, puoi fare i semi della redstone, puoi fare i semi dello smeraldo, puoi fare i semi del gold, del lapislazzuli, eccetera eccetera eccetera. Però io sinceramente di seguire le quest, sì, le seguiremo sicuramente, andremo a seguire tutte queste qua sicuramente, andremo a fare la draconic, tutte cose. Non è no, vabbè, c'è la solar flux, raga, c'è la solar flux, io manco l'avevo vista. Cioè, allora, in teoria possiamo partire già con la mechanism, tipo andare a fare tutti i generatori di corrente della mechanism. Molto bene, tanto questa è tipo un how to play mechanism, praticamente ti dice come fare le cose, tutti i macchinari. Non è urgente urgente, a noi non ci interessa perché non è, diciamo, il nostro la nostra, diciamo, cosa primaria, il nostro obiettivo primario è andare a finire le quest. Ma ovviamente andremo sicuramente, dov'è il mio osmio? Ragazzi, io ne ho... Ah, eccolo qua, 23 di osmio, mi stavo spaventando. Non posso metterlo qui dentro, l'immortacci sua. Quindi sono obbligato, per forza di cose... potrei fare il pulverizer effettivamente, però... Boh. Potremmo anche farlo, in teoria. Però per il momento io direi di accontentarci e andare a fare magari la base della mechanism, ovvero il metallurgic infused. Perché ho 49 lingotti smeltati di... Anzi, vi dico un'altra cosa. Siccome abbiamo la possibilità di poter fare le fornaci di Inferium, andiamo, prima di fare qualsiasi altra cosa, a fare per l'appunto la fornace di le fornaci di Inferium. Allora, dovrebbe essere abbastanza easy. Andiamo a vedere com'è il crafting, partendo dalla fornace, vediamo, ecco qua. Vuole un Inferium Block, l'Inferium Ingot, che si fa col Prosperity Ingot, quindi abbastanza semplice. Ne facciamo, no, uno, due, grazie. Molto gentile. Uno, due, perfetto. Non lo faccio perché sto seguendo le quest, raga, non sto facendo, diciamo, la fornace di Inferium per quel motivo là, ma lo sto facendo perché effettivamente la fornace diventa molto più veloce a seconda del tier che andiamo a fare. Quindi andiamo a prendere ovviamente tutta questa essenza che ci può servire, andiamo a fare 1 1 2 1 2, perfetto. Quindi in questo modo andiamo a fare fornace. Ah, ma c'è anche l'Iron Furnace, ma perché dovrei fare... C'è l'ultimodium, figurati. Cioè, ma perché dovrei fare quello schifo di fornace? Punto di domanda.
Oltimodium, Oltimodium. Enyosian Bions Y5 TU45. Capirai. Vabbè, allora, in realtà potremmo andare avanti fino forse alla Diamond Furnace. Non so se ho abbastanza diamanti, no, infatti ne abbiamo 5. Potrei andare a cercare abbastanza diamanti per poter ottenere i semi del diamante. Però per fare i semi del diamante ci servono almeno 18 più 2, 20 diamanti. Quindi effettivamente ci servirebbero un bel po' di diamanti in più. La smeralda, quella di smeraldo, idem, se magari se andiamo a cercare gli smeraldi è meglio, però ricordiamoci che abbiamo il Siev, quindi potremmo andare a setacciare la gravel per poter ottenere tutte, cioè vedete raga, questo modpack è costruito bene, perché lui ti dice sì, puoi fare le risorse con l'ex nilo, però puoi anche non farle, perché tu vai a prenderti le risorse con l'ex nilo e poi ti fai i semi. Poi con i semi puoi fare tante altre cose. Invece no, gli altri modpack no, ti concentrano tutto con la ex nilo. È tutto molto bello. Ok, l'Inferium Furnace, Cooking Efficiency, no, Cooking Speed 120%, Fuel Efficiency 100%. Qua abbiamo quella di Prudentium, quindi per fare quella di Prudentium abbiamo bisogno del blocco di Prudentium sicuramente, poi abbiamo bisogno dei Prudentium ingot, ok, quindi dobbiamo prendere sicuramente un bel po' di ferro, facciamo 16, un bel po' di Prosperity Shard, quindi andiamo a trasformare tutti questi, no scusate, tanto li ho presi quantità giusta, perfetto. No, 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 che cazzo stai camminando da solo, deficiente. Allora, facciamo così. Ah, però mi serve il Prudentium, quindi andiamo a fare. Tanto questo non mi serve più, facciamo così. E facciamo così. Quindi trasformiamo 1-2, 1-2. Perfetto, quindi in questo modo dovremmo avere la Prudentium Furnace, che ha una velocità del 160% e un'efficienza del 135%. Vorrei sapere l'efficienza, in che modo influisce. Facendo un rapido calcolo, se un Coal cucina al 100% 8 oggetti, al 135% dovrebbe cucinarne 35% di 8 dovrebbe essere, fai il, vabbè, il 20% per essere più precisi, 20% dovrebbe essere diviso 5, 8 diviso 5, no vabbè, 1 in più, 2 in più, non lo so, vabbè, comunque non è quello quello che ci interessa. Andiamo a fare ovviamente tutti i blocchi di Infenium, perché così facciamo molto più veloce. Andiamo a trasformarli in Prudentium e infine andiamo a trasformare il Prudentium in Tertium. Sì, mi serve di questo, perfetto, quindi facciamone due di questi, grazie mille, 1-2 e abbiamo tutto per poter fare, poter fuggi, la Tertium Furnace, che va al 250%, quindi molto più veloce, una fuel efficiency del 170%. Molto bene, quindi prossimo step ovviamente è quella di Imperium. Andiamo a fare così, perfetto. Questa roba ovviamente la trasformiamo, anche mi sa il resto dell'Imperium, ci conviene trasformarlo. Dovrei riuscire a raggiungere l'Insanium senza problemi, ragazzi. Tanto alla fine ne vuole pochi, no, ne vuole pochissimo il cazzo, ne vuole un bel po', però vabbè, dai, vediamo. Allora, innanzitutto lingotto di Imperium, ecco qua. Poi molto bene, e l'Imperium Furnace 690%. No vabbè, la voglio provare assolutamente. Allora, dammi un pezzo di coal e dammi l'osmio. Beh dai, viaggia alla velocità della luce, non tanto, però va bene, è sempre meglio di niente. Possiamo toglierlo un attimino, perché tanto dobbiamo fare quella di Supremium, se ci riusciamo, speriamo. Ma ne dubito.
Ne dubito perché comunque non abbiamo chissà quanta Inferium a disposizione. Ok raga, la Supremium riusciamo a farla, ma non credo di poter fare l'Insanium. L'Insanium sarebbe bellissima, però anche la Supremium diciamo che regge botta. 4000% di velocità più 800 di fuel efficiency. Cioè, vabbè, dovrebbe comunque reggere, cioè nel senso dovrebbe comunque andar bene. In teoria. Allora, no, mi servono anche i Prosperity Angot, grazie. Quindi facciamo così. 1, 2, 1, 2. Poi facciamo così, così e così. Perfetto, abbiamo la Supremium. Peccato per la Inferium, la Insanium. Però dovrei tipo fare un altro paio di giri qua per ottenere troppo Insanium, ragazzi. Cioè, troppo. È una cosa esagerata, ragazzi, la... cioè l'ottenere quel tanto di Insanium. Però vabbè dai, abbiamo comunque la Supremium Furnace che dovrebbe essere abbastanza... Cos'è questo? Ah ok, mi dice quale lingotto. Raga, penso che vada bene. A occhi e croce penso che vada bene. Tra l'altro possiamo anche risparmiare diciamo il... Ma l'Osmion, la quest me l'ha visto. Perché no? Probabilmente ve lo dico io il perché. Non questo, grazie. Perché lui vede ovviamente. No, stronzo. R. Ok, così. Questo è il mio mindset. Ok, okay. T. Ok. Vedeva praticamente quello della old mod. Vabbè sti cazzi, qui non mi interessa. Allora, quindi per fare le cose della mechanism ci serve il ferro. Ci serve... Ma posso fare il redstone seed? Effettivamente penso di poterli fare. Ah, tra l'altro vogliono solo la redstone, ok. Quindi facciamo direttamente da qua, così, perfetto. Più un coso seed. Il famoso coso seed. Non so cosa voglia dire, però va bene. Andiamo a fare così. Qui dovremmo avere tutto per poter ottenere ovviamente il redstone seed. E sono curioso di sapere quanta redstone andiamo ad ottenere andando a lavorare con l'Insanium Essence. Allora, andiamo a buttare dentro tutta questa roba. Qua togliamo ovviamente i semi di Inferium, li ributtiamo qui dentro, mettiamo anche questo qui dentro. Facciamo così. Ok raga, ho ottenuto un po' di Redstone Essence effettivamente, però vabbè, voglio provare un attimino a fare questa cosa qua, a buttare tutta questa Redstone Essence qua e poi a fare questo gioco qua. 53, va bene, dai, non è per niente male. Prendiamo ora tutta l'essenza, facciamo un... Oia, madò, 12 a boh, cioè guardate gli stack e stack di redstone. Allora, perché ho voluto fare il seme della redstone? Perché, ve lo dico subito, i macchinari della cosa, della mechanism, inizialmente, siccome non abbiamo energia a portata di mano, richiederanno comunque la redstone. Ah già. Tu vorresti bloccare me facendo una cosa del genere, va bene. Cioè, mi ha cucinato 16 oggetti, un pezzo di coso. Va bene. E poi tra l'altro è anche una stronzata, però avrei messo che gli stone seed mi permettessero di farli craftare la smooth stone. Invece, una minchia. Proprio una minchia. Namibia. Metallurgic Infuser, grazie. Ne vuole un'altra, grazie. Molto, molto, molto stronzo da parte tua, però vabbè. Metallurgic Infuser. Perfetto, ragazzotti. Allora, il Metallurgic Infuser... No, scusate, non volevo metterlo là, però tanto ci servirà anche là. Ci permette di fare
delle leghe importanti con la Mechanism, quindi l'Infused Alloy, il Basic Control Circuit, eccetera, eccetera, eccetera. A noi, a proposito, ci serve tanto oro. Ci serve tanto, tanto, tanto oro. Quindi io direi di, ovviamente, come successo prima, poco fa, andare a fare i semi dell'oro. Perché effettivamente ci servono. Vedete, raga, non sto andando a seguire non sto seguendo le quest. Semplicemente mi serve una cosa, vado e la crafto. Non per forza devo andare a fare, diciamo, a seguire tutte le quest. Ok, facciamo così. Quindi Gold Seed vogliono l'Imperium Essence. Ne abbiamo 3, però vabbè, possiamo fare tranquillamente così e ottenere l'Imperium Essence che ci serve. Bim, 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 bim. 1, 2, 1 e 2. L'hanno fatto leggermente dispendioso perché poi ottenevi risorse a sfac, quindi è normale che l'abbiano fatto in questo senso. Togliamo pure questa cosa qua, cioè le semi della redstone, li buttiamo qui dentro per andare a ottenere un po' di oro come ora. Che bello, che bello, che bello, che bello. Allora, l'oro, quanto me ne dai? 4, avresti potuto darmene di più, però. Ok, raga, è passato un bel po' di tempo da quando ho spezzato la registrazione. Ho costruito tutte queste piattaforme. Eccole qua, perfetto, perfetto, perfetto. Dove praticamente andremo a farmare manualmente. Poi ovviamente sposteremo le cose in modo che le faccia, diciamo, in modo automatico. Però per il momento, ragazzi, ci accontenteremo ovviamente di qualcosa di manuale, perché sì, raga, perché comunque abbiamo ancora molte cose da fare, assolutamente. Intanto io recupererei un po' di... Allora, innanzitutto andiamo a dormire. Poi, siccome ho lasciato il mondo AFK, dovremmo essere in pacifica, ecco per l'appunto. Andiamo a fare un po' di... No, anzi, questi del Coal no, perché comunque dovrei fare i semi del Coal. Ne facciamo così... Ah, mamma ne ho! Quindi dovrei... Bah... In teoria, anche uno stacchino potrebbe andar bene. Ok, allora, andiamo a piazzare un po' di torce dappertutto. Raga, ovviamente la mappa la sto costruendo col tempo. Ci vorrà ovviamente un po' di tempo prima che risulti effettivamente carina da vedere. Qua abbiamo un'altra piattaformina, qua dovremmo mettere i semi, quelli là che abbiamo fatto fino adesso, cioè il ferro, la redstone e l'oro. Quindi direi di assolutamente andare a buttare un po' di roba così. Ecco qua. Allora, andiamo a recuperare i drawers. Tra l'altro ne dovrei fare degli altri, perché, vi spiego subito il perché, in quella piattaforma dove ho già messo l'Inferium andremo a mettere praticamente solo i semi, cioè i semi che abbiamo fatto adesso, ovvero tutti, tutti assieme, ovvero il gold, il ferro, non i semi del ferro, i semi della redstone e poi ovviamente eventuali risorse, quindi ferro, però l'essenza, ferro, oro e ovviamente la redstone. Lo so che il progetto di oggi, ragazzi, era un altro, ovvero andare a fare magari la mechanism. Faremo anche quella, ve lo prometto. Tra l'altro qua dovremmo avere un po' di redstone, possiamo andare a buttarci magari un po' di ovo. C'è un po' di ferro, scusate, non di oro. Ecco qua. Così almeno nel frattempo fa quella cosa lì e noi siamo abbastanza tranquilli. Allora, andiamo a piazzare. Ovviamente i semi in quantità di 8. Poi ovviamente andremo a metterne degli altri. Quindi abbiamo redstone seed. Allora, qui andiamo a mettere tutti i semi. Qui dovrebbero essere 8 farm, quindi ci scappa proprio fagiolo. 1, 2, 1, 2, 3, 4 e poi ovviamente gli altri. Allora, per il momento mettiamo redstone,
poi ferro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non abbiamo bisogno di chissà quante risorse per il momento. Poi in ogni caso, ragazzi, non è sicuramente un problema. Allora, redstone essence, iron essence e gold essence. Cioè, facendo così, praticamente dovrebbero crescere tutte quante. Quindi dovremmo comunque arrivare ad ottenere tutte le essenze. Che, raga, non è affatto male. Allora, vediamo in questo frangente quanto ne abbiamo ottenuto. Un po' di essenze, però, raga, a me non interessa adesso ottenerne una vagonata fatta in modo manuale. Mi interessa magari ottenerne un pochettino, per poi ovviamente andare a farmare in modo automatico. Ecco qua, perfetto. Andiamo a illuminare la situation. Qua andiamo a mettere ovviamente tutti gli altri semini, tipo quelli del lapislazzuli, quelli del diamante, quelli dello smeraldo, eccetera, eccetera. Farei subito una cosa molto, molto, molto intelligente, ovvero semi dell'osmio. Allora, qua togliamo, perché tanto non... andiamo subito a fare così. Poi, trasportiamoci qua proprio al volo, non avevo voglia di fare il viaggio a piedi. E poi ritorniamo di qua. Allora, qui mi sta facendo ovviamente le infuse da lui. Glielo facciamo fare tranquillamente, non è un problema. Andiamo a controllare quanto effettivamente osmio abbiamo tra le mani. Allora, innanzitutto ci serviranno sicuramente 4 di questi. Poi ci servono dei semi vanilla, eccoli là. Poi mi serve dell'osmio, che io spero di avere 22, però aspetta, fammi vedere osmium porosi, come cazzo è che si chiamava? Cioè si fanno gli osmium seed. Ah, vuole solo 4 lingotti di osmio. Pensavo ne volesse un po' di più. Meglio così, ragazzi. Meglio. Mi aspettavo di tutto, tranne che ne volesse 4, perché tutti gli altri semi purtroppo ne vogliono un po' di più. Allora, facciamo così. Poi 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Perfetto, abbiamo gli osmium seed, ragazzuoli. Allora, andiamo a prendere un po' di panos, il pane di Thanos. Facciamo crescere. Ne otteniamo 8. Ok, ragazzi, allora abbiamo i semi dell'osmio. Qua andiamo a vedere, a proposito, per curiosità, 4 lingotti, come l'oro, va bene. Allora, a proposito, però, io prenderei un po' di osmio, dato che ci siamo, e andrei ad ottenere con ovviamente la redstone all'interno del Metallurgic Infuser dell'ottimo Basic Control Circuit. 37 mi possono bastare. Ne facciamo, ma per ora 16, poi vediamo. Allora, fammi vedere un attimino. 270, no? 270 non mi basta, quindi andiamo subito di così. Allora, onde evitare ovviamente la come si chiama? Quest complete gold ingot. Ok, ma il gold l'ho fatto tipo 14 fa, puntate fa. Andiamo a fare, ovviamente mi serve la redstone, grazie. Andiamo a fare ovviamente una bella wind generator, quindi facciamo 1, 2, 3 e 4. Oppela, wind generator, e la mettiamo di... Vabbè, giustamente devo mettere il Metallurgic Infuser dove c'è dietro la torcia. Quanto generi? Beh, 70 RF su tick a questa altezza. Non è per niente male, non so neanche a che tipo di altezza sia. 82. 69, 82. Minchia, allora vuol dire che è ok, buono. Mi piace. Ok, perfetto. Quindi abbiamo effettivamente sbloccato la mechanism, perché comunque abbiamo i semi dell'osmio e tutto il resto. Andiamo a vedere cosa volere tu. Allora, lapislazzuli seed, in realtà non so se mi servono i lapislazzuli seed, più che altro mi servirebbero quelli del diamante, però per fare quelli del diamante, ragazzuoli, ci serve
come si dice? Servono un bel po' di diamanti, che noi ne abbiamo 4, no? Ma per fare Diamond Seed ci servono 9, 9, 18 più 2, 20, quindi almeno 20 diamanti. E non sono pochi. Allora, ce ne servono almeno 16, quindi direi di andare un attimo nella Mining Dimension, procurarci un po' di materiali. Ma in realtà sono stupido come un sasso. Ah, la fregna, faccela vedere perché sponi lì, porca la miseria. Vabbè, sti cazzi, mi teletrasmettere Pippo. Allora, abbiamo tra le mani una cosa molto importante, ragazzi, ovvero il Sieve. Non abbiamo bisogno di setacciare tipo per ottenere diamanti infiniti o per ottenere, che ne so. Guarda, i semi te li puoi prendere, o per ottenere gli altri materiali infiniti, ma abbiamo la possibilità di poter fare, di poter ottenere la base degli oggetti e poi da lì andare a fare i semi, giustamente perché si tratta della Mystical Block. A noi ci interessa la Mystical Agriculture, non come si chiama, il Sieve. Quindi andiamo, no, in realtà facendo in questo modo siamo un po' stupidi perché dobbiamo fare prima di tutto una cosa del genere, andare a ottenere 5 di flint, cioè 6 in realtà di flint. Molto bene. Una volta ottenuto ovviamente le 6 di flint, andiamo a trasformare lo string mesh in flint mesh, poi il flint mesh in iron mesh. Peccato non avere 6 diamanti, se no avrei potuto tranquillamente iniziare a ottenere un po' di diamanti in più. Allora, ovviamente tutti gli altri materiali ci interessano per fare i semi, però a noi ci interessa maggiormente ottenere ovviamente i diamanti. A più tardi. Ok, raga, allora abbiamo finalmente i diamanti che ci servono. Tra l'altro, guarda, c'è. Penso di poter fare anche i semi dello smeraldo, credo. Qua buttiamoci questa gravel che c'è qua. Sì. Ah, voglia, voglia, voglia. Ne ho 33, quindi ne approfittiamo anche per fare i semi dello smeraldo. Allora, innanzitutto, diamanti. Sì, forse è meglio se cerco Diamond Seed direttamente. Vuole il Supremium Essence. Ok, abbiamo un Supreme Block che possiamo utilizzare per fare per l'appunto questi semi qua. Poi, Prosperity Shard. E infine, un semozzo. Molto bene. Quindi andiamo a fare subito due blocchi di diamanti. Poi 1, 2, 3, 4. Prosperity Seed Base. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Finalmente, ragazzi, semi del diamante, semi del diamante, di morti, semi di diamante. Allora, ce ne servono 8, perché come stiamo facendo dall'altra parte, ovviamente dobbiamo fare una fila solo di Diamond Seed. Qui tipo devo fare così, far correre, poi cercare di ottenere più Diamond Seed possibili. Ecco qua, grazie, molto molto gentile. Tanto gentile e tanto onesta pare. Ok, un altro seme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto! Allora, osmio e poi diamante. Allora, col Diamond Essence probabilmente ce ne dà solo uno di diamante. Ma non è un problema. Ragazzotti, io chiudo la puntata qua. Ovviamente off camera andrò a fare magari altri semi con cui poter progredire nel gioco. Però abbiamo redstone, ferro, gold, osmio e diamanti, ragazzi. Cioè, poi posso fare tipo una cosa del genere, tipo correre, ottenere tante essenze. Tra l'altro adesso, vabbè, raga, purtroppo ovviamente non abbiamo la saturazione infinita, quindi facciamo così, 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 e poi ovviamente questo,
per andare a ottenere un bel po' di essenza in più. Ragazzotti, io vi saluto qua, spero che la serie vi stia piacendo, scusate se ogni tanto ho ritardo con il video, ma ovviamente tempo, stanchezza e tutto il resto sono tanti fattori che ovviamente influiscono su queste cose. Ragazzi, lasciate un like al video se vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale, commentate un bel commentino ogni tanto, vi piace leggerlo, soprattutto la ragazza che mi ha fatto i complimenti il mondo, ovviamente ancora è all'inizio, quindi ancora siamo alla base di questo mondo, ovviamente poi dopo lo abbelliremo, faremo tante cose carine, soprattutto con la Mystical Block, ragazzi, ci divertiremo veramente tanto. Ragazzi, io vi saluto qua, noi ci vediamo alla prossima puntata della Mystical Block.